Ragazzi, e bentornati in questo nuovo video. Oggi ci troviamo al settimo episodio di Horizon, ragazzi. Settimo episodio. Va bene, ragazzi, non perdiamoci in chiacchiere, andiamo subito a giocare il settimo episodio. Ok, ci siamo. Aspettate. Ok, ora andiamo nell'altra zona. No, ho sbagliato, cliccare. Vieni, cavallo. Vieni, vieni. Devo andare a disinfettare l'altra zona. Via. Corri, corri, corri. Vaffanculo. Non mi mettere di qua. Devo fare silenzio. Brava. No, vaffanculo, però io lo fallo finissimo. Guarda, non mi fa... Oh. Muoviti a fare la roba. Non ci credo, che palo. Meglio non. Ho fatto il possibile per liberare la valle dalle macchine corrotte. Ora vedremo se al forte dei Kharja mi lasceranno superare le montagne. Un corruttore. Porco schifo. No. Vai via, ragazza, queste macchine sono pericolose. Un'altra volta ci becchiamo, caro amico. Cazzo, non c'è più. Ci sto capendo più un cazzo. Caro amico. Thank you.
niente ragazzi, la mia fine finisce qui. Addosso sta fottuta macchina di me. Devo fare la stealth. E prendimi. Un corruttore. Vai via, ragazza. Queste macchine sono pericolose. Allora, un po' di aspetta, stai. Siamo. Spara il fucile di fuoco. Sole a rischiare okay. La pelle laggiù. Ragazzi, ci siamo. Allora, volete aprirmi la porta o no? Sentito? Aprite le porte e informate il capitano Balan. Dove sei diretta, ragazza? A ovest, a meridiana. Aprite le porte. La via delle rocce spaccate non è semplice, persino nei giorni d'oro. È meglio se vai a parlare col capitano Balan. È arrivato da Meridiana da poco. Lo troverai al forte, su un balcone a sinistra che dà sulla valle. Bene, grazie. Siamo noi a doverti ringraziare per esserti occupata delle macchine. Cammina nella luce. Ok, andiamo a parlare con questo capitano. Che palle. Salviamo. Io vado a parlare con il capitano. Il mondo oltre la terra sacra. Devo trovare Olin e scoprire che cosa sa. Chi sono gli assassini? E come mi hanno visto tramite il suo focus? Chi è quella donna? Quella che mi assomiglia. E perché mi vogliono morta? Le tracce di Olin portano a Meridiana. Quando lo troverò, parlerà. E pagherà per le vite che ha rovinato. Ok. Nel sasso. Easy. Andiamo verso il capitano. Ah, devo andare a Meridiana. Ma che cazzo. Devo comprompere altre macchine. Si andare a parlare con il capitano invece. Aspetta. Armi. Lancia corde.
Aspettiamo. Mi prendo io questo lanciatappole calcio. Arco di precisione, 210, quanto ce ne ho? Non so, 320. Devo mangiare tre combattimenti in coraggio. Per il sole, sei una nora? Non ne ho mai vista una in un terreno di caccia o alla loggia dei cacciatori. Molto interessante. Che cosa fate qui? Questo è un posto per misurarsi contro una mandria di macchine nelle sfide vigore. Pensi di farcela? Certo che posso. Eccellente! Mi piace lo spirito. Sei davvero cordiale. Beh, sai com'è. Ci si sente soli qua fuori dopo qualche settimana. Terribilmente soli. E quel tuo amico laggiù? Oh, lui non conta. Apre a malapena la bocca e quando lo fa, non dice mai nulla di interessante. Adesso devo andare. Sai dove trovarmi? Ok. Devo andare a Munigliano. Che cazzo? Sto andando giusto a Munigliano? No, devo andare di qua. Volevo fare l'uccisione start, invece. Cosa fare l'uccisione start sugli umani, non so. Oddio. Wow, che cazzo di farò. Ma quello là sotto? Io ne ho fatto il cazzo e vado sotto. Divoratur. Eccolo. Si chiama questo. No, dai. Manco una fottuta roba. C'è questo il cavallo. Ok. Ora li salvo un'altra volta qua. Dove? Ora qua meridiana. No, ho sbagliato strada, pensavo fosse il continuo. Destinato a vivere le avventure solo attraverso libri e glifi. Ok, io sono appunto per lungo del mondo.
per l'attesa, ma le merci che entrano in città devono essere ispezionate. È un oltraggio. Siamo onesti cittadini. Quanto dobbiamo aspettare? Cosa dovrei fare? Sedermi e aspettare? Che cosa sta succedendo? Olin è qui, da qualche parte. E anche Erend, l'altro straniero con cui ho parlato la sera prima della prova. Erend ha detto che mi avrebbe presentato sua sorella a Meridiana. Ha detto che è il capo dell'avanguardia. La città è blindata in seguito a entrare. Ok, ragazzi, sono arrivati a Meridiana. Se continua così, in un mese perderò tutto. Vediamo un po' cosa succede se arrivo qua. Stai ferma lì! A causa del recente attacco, nessuno straniero entra a Meridiana senza essere perquisito. Recente attacco? A che cosa ti riferisci? All'omicidio del capitano Ersa e delle sue avanguardie. Un agguato dei Cargia delle Ombre al passo del Crinale Rosso. Ersa? La sorella di Erend è morta. Come conosci il suo nome? Conosco Erend. Chiamalo, devo parlargli. Dubito che Erend, il nuovo capitano dell'avanguardia, un uomo in lutto, sprechi il suo tempo con una sporca straniera. Aloy! Ma allora sei viva! Credevo fossi morta. Fate largo, fate largo! Sei venuta a Meridiana solo per vedermi. Per caso hai bevuto? Non proprio, un po'. Allora, sei viva! Questa è... dobbiamo festeggiare, offro io. Dobbiamo parlare da soli. E vedi di riprenderti. Di qua. Quindi approva. Ovvio che approvo. D'ora in poi lei va e viene da questa città quanto le pare e piace. Agli ordini, signore. Ecco, soli, come mi hai chiesto. Che devi dirmi? Ho saputo di Ersa. Mi spiace. So che era speciale per te. Speciale per me. Speciale per tutti. Sapeva sempre cosa fare e dava ordini a tutti. Mi faceva rigare dritto. Ora dovrei prendere il suo posto. E invece eccomi qui, senza sapere che fare. Anch'io. Ho perso qualcuno. Alla prova, l'uomo che mi ha cresciuto. Si chiamava Rost. È terribile. Perché ogni volta che succede qualcosa di terribile, gli altri ti raccontano le loro disavventure come se rendesse il tutto più semplice? Già, perché? Comunque, c'era qualcosa di cui volevi parlarmi? Dall'ultima volta sono successe molte cose. La prova è stata assalita da un gruppo di assassini. Molti sono morti. Eravamo nel villaggio quando abbiamo sentito le esplosioni sulla montagna. Alcuni audaci sono tornati indietro dicendo che molti erano morti. Non ho mai sentito dei lamenti come quelli che si sono levati dalla tua gente. Come sei sopravvissuta? Non importa come, importa che il bersaglio ero io. Bersaglio? Cosa intendi? Gli assassini erano lì per me. È stato Olin. Di che cosa stai parlando? Non ha alcun senso. Devo trovare Olin. Devo scoprire che cosa sa. Ma è un amico. No, è un traditore. Non so chi siano gli assassini o cosa vogliano, ma so che Olin sta lavorando con loro. Ma io... questo... Non mi serve che tu capisca, Erend. Devi soltanto portarmi da lui. Non è qui. È andato a cercare rottami e reliquie giorni fa. Può essere ovunque. Ci sono posti che frequenta, luoghi in cui si reca spesso. Una casa, qui a Meridiana. Ok, allora portamici. Devo ispezionarla. Immagino. A patto che sia presente alle tue ricerche. Devo vedere la casa di Olin. Ora. Ok, ok, andiamo. Ok ragazzi, noi fermiamo qui il settimo episodio, dove andremo a vedere la casa di Olin. Qui è pieno di persone che parlano insieme. Come fa uno a pensare? Ci vediamo domani, bello. Bevo e basta. Bella ragazzi.